Io mi chiamo Fabrizio e abito a Milano e lavoro soprattutto con la ceramica e dipingo. Ho iniziato facendo il grafico fino al 2005 e poi ho iniziato a fare una scuola di ceramica a Milano che si chiama Cova. E poi ho iniziato subito a lavorare come assistente presso i ceramisti di Milano e tra il 2005 e il 2006 ho iniziato a aprire questo laboratorio, questo spazio. Ho iniziato con la ceramica perché sono sempre stato appassionato di arte in generale, però mi piaceva molto il periodo degli anni 50, degli anni 60 e diciamo è stato un periodo molto ricco soprattutto la ceramica, era molto ricca di figure, di immagini. Le mie influenze sono la street art di sicuro, questo è tutto il periodo degli anni 80, Vecchi Tering, vari Basquiat e poi il contemporaneo. Quello che succede adesso, diciamo anche nel mio personaggio, cerco sempre lo vedo molto attuale, questa idea della folla, questa idea di questo personaggio che parla, che cerca di comunicare, in alcuni casi non ci riesce e in alcuni casi non viene ascoltato. Allora, il rapporto con i miei clienti nasce magari attraverso una mostra, durante una mostra, e da lì poi c'è nasce una specie di amicizia, nel senso che poi va avanti, oltre ad esempio ad acquistare un pezzo, cioè, nasce una specie di vera e propria amicizia, cioè mi fanno fare dei lavori su commissione, si crea proprio un rapporto in cui vengo seguito, è bella questa cosa perché è proprio continua. Mi sento più artista artigiano nel senso che c'è molta tecnica nella ceramica e quindi devi avere una base solida, diciamo artigiana, nel senso che devi saper fare un certo tipo di tecnica, di conoscere una tecnica, insomma, devi sapere. Artista perché comunque ho dentro qualcosa che esprimo attraverso le mie cose, cioè lavoro per me, non realizzo di manufatti per altre persone, ma per me stesso, quindi diciamo che riesco a inglobare tutti e due gli aspetti. Allora, il significato delle mie opere, per quanto riguarda Conversazioni, che è il mio personaggio della comunicazione, è proprio il significato, il concetto della comunicazione, cioè di questa idea di parlare, della folla, delle parole dette, tanto per parlare. Come esempio l'installazione che ho chiamato Bla Bla Bla, che è proprio questo personaggio che butta fuori queste bolle colorate dove sono parole al vento, diciamo. L'ispirazione, diciamo, del mio lavoro nasce quotidianamente, nel senso che magari può essere anche solo andare in metropolitana, può essere anche il girare, l'idea viene da questa idea sempre legata al discorso della folla. Il messaggio delle mie opere è tutto incentrato sulla comunicazione, quindi mi piace proprio l'idea di che la gente si senta proprio protagonista, nel senso coinvolta direttamente, cioè si sente proprio partecipe di questo mio messaggio, di quello che voglio rappresentare. L'ideale sarebbe non seguire nessun tipo di moda, nessun tipo di corrente, ma cercare di crearsi un proprio stile personale senza farsi influenzare. Ovviamente non è facile, però l'ideale sarebbe cercare proprio questa strada. Insomma.